Parliamo con Donatella Chiodola, presidente della Mostra d'Oltremare, che quest'anno ospita appunto qui a Napoli l'ottava edizione del Farm Expo. Ecco, qual è l'importanza di questo evento a Napoli? Allora, Farm Expo è importante per la mostra sicuramente perché comunque le fiere mettono in contatto le aziende, sia storiche ma anche le più piccole, con un mondo importantissimo per la città di Napoli ma per il sistema nazionale, cioè i farmacisti, le farmacie. Noi ricordiamo che nell'evoluzione che i farmacisti hanno vissuto dall'inizio fino ad oggi sono diventati un punto di contatto importantissimo per il servizio nazionale, quindi da lì parte anche la loro, diciamo, rimodulazione della presenza sul territorio, sulle tecnologie delle quali comunque si appropriano, no, per fornire al meglio questi servizi. Quindi si passa da una parte prima, diciamo, di gestione dei magazzini, infatti qui troviamo tantissime aziende che proprio si propongono per dare tecnologia come gestione dei magazzini e impattare sulla gestione e sui costi, ma anche di nuove tecnologie, macchinari, prodotti, per cui la fiera diventa un momento significativo per far vedere ai farmacisti, ai titolari, ma anche alle altre figure che ruotano all'interno di quel mondo, tutte le nuove opportunità, perché sono sicuramente importanti rispetto a un bisogno di salute principale, però poi chiaramente questa struttura deve funzionare secondo delle logiche gestionali che devono essere comunque guardate in nuovo modo. E anche il mondo della ricerca in qualche modo ha fatto questa evoluzione, perché se guardiamo come l'università, la facoltà di farmacia ha impostato i propri corsi di laurea, ha inserito anche una serie di argomenti gestionali che cercano di indurre i farmacisti a guardare proprio al funzionamento della farmacia in sé, oltre che a mettere al centro giustamente il paziente e i suoi bisogni di salute. Ecco, ma oggi si è parlato molto, anche durante le conferenze che appunto hanno ospitato i padiglioni della mostra, si è parlato anche molto di questa crisi che in molti casi c'è dell'industria farmaceutica, ma nonostante questo lei considera che per gli studenti di farmacia questa sia ancora una valida prospettiva di futuro, di lavoro? Ma io penso di sì, sinceramente, anche perché il bisogno di salute esiste ed esiste a prescindere. In più c'è anche una voglia di dar cura al benessere, no? Al corpo, quindi credo che i farmacisti continuano ad avere un ruolo importante anche nella relazione, nel rapporto di fiducia che instaurano con i cittadini, perché spessissimo ancora vediamo che i propri cittadini si rivolgono al farmacista per farsi consigliare dei prodotti. Questo non solo da un punto di vista di un prodotto farmaceutico, cioè dico di per sé, ma abbiamo visto che nel tempo è ricomparsa la presenza dei prodotti tra virgolette artigianali, no? La galenica comunque nelle farmacie, e secondo me questo è un segnale molto importante, perché fa capire che in ogni caso le persone continuano a volere professionalità qualificata proprio per quando si parla della salute. Assolutamente. Ecco, quali sono i prossimi eventi che verranno ospitati qui alla mostra? Già solo Progetta, che è l'organizzatore di questa fiera, tra poco c'è Archeda, ci sarà Gustus, ma ci sono veramente tantissimi appuntamenti come fiere all'interno della mostra, ma anche spettacoli nel Teatro Mediterraneo. Abbiamo un calendario veramente molto fitto, diventa quasi complicato inserirne dei nuovi, però noi siamo contenti perché la fiera deve iniziare a funzionare sempre e in tutti i suoi spazi. La novità da qui a pochissimi giorni, perché la settimana prossima parte anche il villaggio di Natale, che è un evento nuovo, una presenza di un evento nuovo, come anche Bidonville con l'usato, insomma ce ne sono veramente tante, vi aspettiamo in fiera per anche le prossime fiere. Allora, vi aspettiamo tutti qui alla Mostra d'Oltremare, ringraziamo la Presidente Donatella Chiodo. Grazie a voi.